Buongiorno. Buongiorno. Siamo al Panzotto di Albano Laziale e oggi abbiamo il re, l'imperatore dei boschi. Quella cosa che se un cercatore di funghi la trova, proclama 3 giorni di festa nazionale e mette le bandiere sugli autobus. Perché oggi noi abbiamo gli ovoli. Signori, ecco a voi gli ovoli. Con gli ovoli non ci sono molte ricette, ce n'è una e una sola. Gli ovoli si debbono assolutamente mangiare in insalata crudi. Con, poi possiamo aggiungerci le scaglie di parmigiani, carciofi, quello che volete, ma l'ovolo si mangia crudo. Questi sono gli ingredienti. Gli ovoli, e naturalmente siccome li dobbiamo mangiare crudi andiamo a scegliere proprio il più bello. Guardate che spettacolo. Poi ci sono il parmigiano tagliato a scaglie, l'insalata tagliata a fettine sottili e poi naturalmente il condimento con olio, sale e limone. Gli ovoli vengono affettati a fette sottilissime. Abbiamo affettato gli ovoli, messi in un piatto e provvediamo a condirli con sale, un po' di pepe e il nostro olio extravergine di oliva. Mischiamo le scaglie di parmigiano direttamente negli ovoli, mischiamo tutto e andiamo a depositare sul letto di lattuga che avevamo preparato prima. Andiamo ad effettuare il nostro solito test. Unici, gli ovoli in insalata sono unici. Se ti piacciono i funghi, questo è il massimo possibile. E a questo punto ci sono solo 2 possibilità. O prendete il raccordo anulare, uscite sulla strada statale 6, la percorrete tutta, è la via Appia, e arrivate ad Albano, vi percorrete il corso principale in salita, girate a sinistra e prendete il corso secondario, arrivate davanti al Duomo, lì c'è una stradina che si chiama Via del Collegio Nazareno, c'è un ristorantino che li fa deliziosi. Oppure, se vi è più semplice, venite al Panzotto di Albano Laziale.